Italia Football Club. Sono nato nelle Langhe e sai che nessuno di noi decide dove nascere, quando nascere, che famiglia nascere. Nascere nelle Langhe è un colpo di culo bestiale. Le Langhe è un posto dove se mangi una banana, butti la buccia per terra, nasce nebbiolo o tartufo. Quindi è un posto benedetto da Dio, dove si mangia e si beve in maniera fantastica, e quindi già da piccolo ho cominciato a mangiare e bere bene, è una roba che mi è sempre piaciuta. Mia nonna mi diceva sempre da bambino: mangia col pane, mangia col pane, mangia col pane, mangia col pane, perché non avevamo tanti soldi, ne avevamo proprio pochi, il frigo era abbastanza vuoto, e allora io tendevo sempre a mangiare più prosciutto, che era rigorosamente cotto di spalla, Il prosciutto crudo l'ho scoperto già più da grandino, e quindi adoravo da matti quel pane di mia nonna che mi diceva: mangia col pane. E poi le sue rolatine fatte col quinto quarto, con la parte meno costosa dell'animale, con un po' di piselli, un altro piatto che ricordo, ma devo dirti che se dovessi eleggere il piatto numero uno, il caffè latte della sera col pane del giorno prima. Calcio, il rugby, dove conta molto essere amici, essere complici. Io non conosco l'ambiente degli spogliatoi, ma se è rigoroso, fatto di gente con gradi diversi, e dove comanda il capo e dove bisogna ascoltare quello che dice il capo, sì. La cucina, come ci hanno insegnato i francesi, è molto rigorosa. Adesso noi italiani ci mettiamo un po' più di pepe, un po' più di fantasia, un po' più di anarchia, e quindi forse assomiglia un po' di più per quello alla cucina italiana. Ed è il fattore umano che conta, la squadra. Con lo sport smaltisci. Io per esempio amo da matti nuotare e so, quando faccio 50 vasche, dopo una grande magnata, sono pronto poi per fare la cena. Devo farvi i complimenti di questa idea geniale. Appena me l'hai detto sono impazzito. Italia Football Club, col food di cibo. Grande idea. Vi saluto tutti, la grande comunità delle persone a cui piace fare sport e gli piace mangiare. Cercate di farlo in armonia con le altre persone, è la cosa più bella del mondo. Ciao a tutti.